Buonasera a tutti, io sono Luca Fiore e questo è Oggi in Borsa, l'esclusivo format di Money.it sull'andamento dei mercati finanziari. Mercati finanziari che oggi hanno chiuso in sostanziale territorio positivo, spinti dalla seconda parte dall'apertura sopra la parità dei listini a Wall Street. A Milano il nostro FTSE MIB ha terminato con un rialzo dello 0,18% a 23.307,24 punti, spinto appunto come detto dalle indicazioni generali sull'andamento dei mercati finanziari, nonostante oggi la Commissione europea abbia rivisto a ribasso la crescita sul 2021 e l'Agenzia internazionale dell'energia abbia ridotto la view sulla domanda di greggio, una proxy per capire l'andamento dell'economia. Nel nostro paese i riflettori sono sempre puntati sulla formazione del governo Draghi nel giorno in cui il Movimento 5 Stelle interroga i suoi elettori sull'opportunità o meno di sostenere il governo. Con tutta probabilità la risposta sarà affermativa. E il mercato si fida molto di questo nuovo esecutivo Draghi, tanto da spingere il rendimento del nostro decennale ai minimi storici allo 0,48%, lo spread con i titoli tedeschi a 91 punti base, quindi meno 3,6% rispetto a ieri, e nuovi minimi storici sono stati registrati anche nell'asta di BTP, in particolare di quelli di 3 a 3 e 7 anni. Il primo ha segnato un meno 0,33%, un secondo uno 0,18%, collocati anche i titoli a 20 anni all'1,14%. Ma andando sulle performance del paniere delle blue chip a Milano, segnaliamo il più 3,63% di ST Microelectronics. Nelle ultime settimane sono diverse le voci secondo cui proprio il comparto dei chip a livello globale starebbe andando incontro ad un eccesso di domanda rispetto a quella che è l'attuale capacità produttiva del settore. Seduta decisamente positiva anche per Interpump, più 2,45%, per Enel, più 1,73% e per Nexi, più 1,53% dopo la presentazione dei risultati e la conferma del raggiungimento dell'accordo definitivo per l'acquisizione di SIA. Tra le performance peggiori invece troviamo Unicredit, meno 3,16%, che ha alzato il velo sui conti, che nell'intero 2020 hanno segnato un'ultima riga di conto economico in rosso per 2,8 miliardi di euro, dopo rettifiche su credito per 5 miliardi. Domani l'amministratore delegato Jean-Pierre Mustier lascerà la banca, che sarà guidata dal direttore generale di Interim Ranieri De Marchi, fino all'arrivo il 15 aprile del nuovo Chief Executive Andrea Orcelli. Tra le performance peggiori troviamo anche Biper Bank a meno 1,82%, Atlantia a meno 1,54% e Ferrari meno 1,52%. Sul completo segnaliamo il balzo delle cifre di saldi servizi industriali più 14,67% e l'incremento di 10 punti percentuali registrato da Elica. Dietro la lavagna troviamo invece Mare e Tesmec in rosso entrambe di 4 punti percentuali. Da Money.it per oggi è tutto, l'appuntamento è a domani. Buona serata.